Grazie Presidente. Sicuramente l'agricoltura in Regione Emilia-Romagna è un settore importante e fondamentale per la nostra economia regionale, è un settore che va sostenuto perché le difficoltà in questi anni sono state diverse e molteplici. Sicuramente va incentivato vanno incentivati i giovani agricoltori, coloro che vogliono fare partire un'azienda agricola, vanno anche risolte, in questo progetto di legge non se ne parla perché è un tema molto più ampio, anche le difficoltà riguardanti la giusta remunerazione del prodotto agricolo che oggi si trova di fronte, non da oggi ma già da tempo, alla concorrenza di prodotti che vengono dall'estero, ma come pure si trovano di fronte alla difficoltà di avere una giusta remunerazione da parte della grande distribuzione organizzata. Ricordiamo anche gli scandali che riguardano le doppie aste oppure le offerte che i sottocosti che la grande distribuzione offre ai consumatori, ricaricando invece poi quel sottocosto sui produttori. Questo è un tema molto più ampio che ovviamente non può rientrare nel progetto di legge odierno, ma è un'attenzione che come Regione e come Governo nazionale sicuramente va mantenuta alta. Oltre a questi problemi ci sono sicuramente i cambiamenti climatici che stanno portando ogni anno sempre più eventi catastrofici per la nostra agricoltura, le grandinate, la siccità, le alluvioni, e quindi questo è un aspetto che sta colpendo sempre di più la nostra agricoltura, e non da ultimo gli insetti e le avversità dovute ai parassiti. In questo contesto sicuramente l'agricoltura ha quindi bisogno di un sostegno e di un'attenzione particolare, perché come dicevo è uno dei settori che in Regione Emilia-Romagna sostengono l'economia di questa regione. Se ne ha avuto modo di parlare anche in questi giorni al villaggio di Coldiretti con la presenza del Premier Conte, che appunto ha assicurato anche l'attenzione di questo governo a questo settore così importante. Venendo al dettaglio del progetto di legge, sicuramente sosteniamo il fatto che ci siano nuove risorse dedicate ai nuovi agricoltori, al primo insediamento. Il finanziamento viene dall'ambito anche della gestione sostenibile delle foreste. Su questo ritengo che sia importante ricordare che per quanto riguarda la gestione sostenibile delle foreste c'è stato un bando, un focus particolare anche sulla forestazione di pianura, che purtroppo non ha sortito effetti. Su questo io ritengo che bisogna che poniamo di nuovo attenzione, perché ritornando al tema dei cambiamenti climatici è importante che mentre in Appennino le foreste e la parte boschiva effettivamente sta aumentando, in pianura abbiamo e dobbiamo impegnarci di più sul fatto che abbiamo necessità di aumentare la percentuale, la presenza arborea anche in pianura, per evitare isole di calore, per aumentare la resilienza anche dei terreni agricoli e delle città in pianura. Per quanto riguarda invece la lotta alla cimice asiatica, l'articolo 2 previene o interviene in uno dei tanti aspetti che servono ad aiutare gli agricoltori rispetto a questo grande tema, che è quello del pagamento degli interessi e dei finanziamenti, un problema molto sentito, perché c'è chi ha investito e che ha necessità di investire ancora, proprio perché i raccolti sono stati danneggiati anche fino al 100% della produzione quest'anno e anche negli anni scorsi. Ci sono agricoltori che hanno necessità di cambiare tipo di coltura, proprio perché la cimice asiatica ha avuto un effetto veramente impattante.
Questo non è l'unico tipo di intervento che bisogna fare, l'altro tipo di intervento è sicuramente quello degli antagonisti. E abbiamo in commissione l'ultima volta approvato due risoluzioni di minoranza che sollecitano la Giunta, il Governo e il Parlamento per agire velocemente. È partito finalmente il decreto che prevede le modalità di inserimento di specie che vadano a contrastare la cimice asiatica. Ovviamente, se sono specie alloctone, va fatto tutto uno studio per verificare che queste nuove specie non causino poi a loro volta dei problemi. Parliamo della Vespa Samurai, che ha bisogno di un'autorizzazione, di uno studio. Abbiamo impegnato la Giunta intanto a portare avanti le attività che sono già cominciate di studio e di approfondimento per poi arrivare con l'autorizzazione e a sollecitare i ministeri competenti e la conferenza Stato-Regioni perché velocemente si vada ad adottare i criteri per l'immissione delle specie non autoctone. Nel frattempo ci sono anche attività sulle specie autoctone. In Regione Emilia-Romagna abbiamo anche una biofabbrica e un eventuale antagonista, oltre alla Vespa Samurai che non è autoctona, potrebbe essere l'Anastasus bifasciatus. Su questo si stanno facendo sperimentazioni e anche questo potrebbe essere un campo di studio e di attuazione rapida per cercare di fermare questo pericoloso parassita. Siamo preoccupati invece delle richieste di alcuni su deroghe riguardo agli antiparassitari. Siamo convinti che spingere sulla lotta biologica piuttosto e sulla lotta integrata piuttosto che intervenire pesantemente con gli antiparassitari che hanno dimostrato non essere efficaci e dimostrato che ce n'è, per ottenere i minimi risultati servono impieghi massivi. E su questo invece siamo critici e preoccupati e riteniamo che bisogna agire con molta cautela. Riguardo al provvedimento, quindi, ovviamente il nostro voto sarà favorevole, come vediamo con interesse la proposta dell'ordine del giorno del collega Tagliaferri, proprio perché lo studio sulla lotta biologica riteniamo sia importante, su questo bisogna investire con forza e con convinzione. Grazie.